Let me tell you this. The older you do get, the more rules are gonna try to get you to follow. You just gotta keep living, man. L-I-V-I-N. Oh, giovani amici di Facebook, bentornati a Meltdown! Nuova puntata di Meltime, benvenuti e bentornati. Puntata speciale dedicata al Natale, ovviamente. Oggi è il 24, è la vigilia. Vi auguro un buon Natale, delle buone feste a voi e a tutti quanti i vostri cari, chiaramente. Puntata dedicata al Natale per due motivi. Il primo, chiaramente, legato alla data e al fatto che è già uscito su Lega Nerd ormai da 10-15 giorni la guida ai regali di Natale. Spero che la siate andate a guardare negli scorsi giorni. Se invece ve la siete persa o comunque non avete ancora comprato niente, siete chiaramente ancora in tempo, soprattutto per farvi i vostri regali, gli autoregali, che sono sempre i più belli di tutti, quelli che fate a voi stessi. Magari avete ricevuto qualche soldino per Natale o lo riceverete domani, magari semplicemente avete messo da parte un po' di soldi anche per voi, non semplicemente per fare regali agli altri. Perfetto, andate sulla guida ai regali di Natale di Lega Nerd, ci sono tantissimi oggetti che potrebbero piacervi, e se non trovate niente sulla guida, beh, rimanete qui, perché in questa puntata di Meltime chiaramente ci sono tantissime idee regalo che potrebbero interessarvi. Puntata extra lunga, non so ancora esattamente quanto, perché in questo momento, mentre sto registrando questa introduzione, non ho ancora finito di montare, ero arrivato a 1:30. Spero che non sia troppo lunga. In ogni caso direi che è l'ultima puntata che faccio così tanto lunga. Ho accumulato troppo e ci stava per questa puntata di Natale, ma non in generale. So bene che apprezzate moltissimo le puntate lunghe. Vi chiedo un favore: se siete di quelli che vogliono le puntate il più lunghe possibile, che è contro ogni strategia possibile qui su YouTube, fatemelo sapere nei commenti. Voglio sapere quanti siete. So che c'è uno zoccolo duro di iperaffezionati, però voglio rendermene conto per bene, quindi un bel commento sotto qui con: a me piacciono le puntate lunghe, perché mi piacciono le puntate lunghe, le guardo a rate, le guardo tutte quante di fila, me le metto sul televisore, faccio finta che sia un film, le tengo in sottofondo. Raccontatemi come guardate Meltime e perché vi piace Meltime così tanto lungo. A parte questo, direi che non ho molto altro da dire. Ci sarebbero mille novità, ma non è più interessante fare questo tipo di introduzioni per quanto mi riguarda, quindi io direi che passiamo direttamente ai pacchi. Andiamo a spacchettare! Allora, cominciamo con il primo pacco, che è proprio quello dello sponsor della puntata, birrificio Della Granda. Trovo tutti questi birrifici italiani che sono nati negli ultimi 10-15 anni incredibilmente interessanti, perché sono riusciti a mettere sul piatto in pochissimo tempo una qualità davvero alta, e questo è il primo aspetto che chiaramente mi interessa trattare. Ma anche per un altro aspetto che a me interessa particolarmente, come sapete, che è tutto quanto il marketing legato poi a tutto questo, e in particolare al packaging. Per cui, insomma, figurati se non mi interessa a me il packaging. In questo caso parliamo di edizioni speciali, 12 lattine da 33 cm, in sbronzo di brutto, molto bene, non microfiltrata, non pasteurizzata. Birrificio Della Granda, Cuneo, ottimo, se vi interessa chiaramente birrificiodellagranda.it. In questo caso, dicevo, parliamo di edizioni speciali fatti con alcuni tra i migliori disegnatori italiani. Questa edizione che mi hanno mandato si chiama The Girls, e sono lattine in questo caso, e adesso vedrete che bomba, sono da collezione semplicemente
a prescindere, anche se non vi piace la birra dovreste comprarle. Allora, adesso le tiro fuori e ve le faccio vedere tutte quante. Che roba! Sono anche in rilievo, stampa UV. Perfette. Granda, 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 granda sull'altro. Le tiro fuori e ce le guardiamo tutte quante. C'è anche un bicchiere. Bellissimo bicchiere, tra l'altro. Birrificio artigianale off Cuneo. Granda. Molto cyberpunk alcune. Direi che il periodo è perfetto. Apro anche l'altra scatola, che spero non sia semplicemente il doppio. Ah, qua c'è anche un biglietto che adesso ci guardiamo molto bene. Allora, come vi dicevo, comunque la Granda è sponsor di questa puntata di Mealtime, quindi grazie davvero. Però colgo l'occasione non semplicemente per ringraziare lo sponsor, ma per mostrare anche quello che fa, che per me è tanta roba, soprattutto in occasione di questa gran bella edizione speciale barra collaborazione con, come vi dicevo, diversi artisti. Allora, le Girls non sono solo birre, sono anche eroine del mondo Granda. Abbiamo creato un progetto innovativo per la loro storia, un fumetto interattivo che evolve grazie all'intervento dei follower nei social media. Addirittura ogni due settimane una nuova puntata e la possibilità per gli appassionati di decidere come evolvere la vita delle Girls. Sei curioso? Partecipa anche tu e aiutaci a dare visibilità a questo progetto inedito. E sul retro c'è anche tutta quanta la trama, ma chiaramente tutto questo lo trovate anche sul sito ufficiale, che vi ripeto è birrificiodellagranda.it, birrificiodellagranda.it, link ovviamente anche in descrizione, e grazie ancora per aver sponsorizzato questa puntata di Mealtime. Ma guardate, insomma, queste edizioni speciali, che meraviglia che sono queste Girls, vedete? Chiaramente zoom, shrink. Chiaramente la collaborazione si è avvalsa di diversi illustratori e illustratrici italiane. È una etichetta qui sulla lattina. Come vi dicevo prima, mi piace da matti questa lucidatura UV a rilievo e la stampa di veramente alta qualità, e questa base nera super elegante. Ve ne faccio vedere qualcuna, sono una più bella dell'altra, guardate che belle. Diverse linee e collezioni, ma tutte ugualmente bellissime. Bomba, no? Conoscete il birrificio della Granda? Parliamone magari nei commenti, mi sembra molto interessante, spero di fare altre collaborazioni un po' così extra settore, non necessariamente super nerd, ma comunque insomma la birra, il graphic design e questo tipo di grafica si sposa perfettamente con gli argomenti di cui parlo di solito, e più il loro target, sicuramente anche il mio target, insomma, voi che mi state guardando, immagino che molti di voi apprezzino la buona birra e la bella grafica sulle lattine, che diventano poi in questo caso anche collezionabili. Se vi interessa ovviamente approfondire tutta quanta la storia che vi ho anticipato prima sul fumetto in corso con queste Girls che diventano le protagoniste, e con voi che sui social ne decidete le sorti, andate semplicemente su birrificiodellagranda.it e ci troverete tutte quante le informazioni del caso. Ovviamente ve lo linko anche in descrizione, così siete semplicemente ad un click di distanza. Poi c'è questo Anker, direi che arriva da un PR, arriva dai PR di Anker, marca di cui vi ho parlato mille volte, sempre e solo comprandomi io le cose. Questa volta credo che sia una promo particolare, non c'è nessuna campagna in corso, almeno non con me, e semplicemente mi hanno scritto e mi ha fatto molto piacere, chiaramente, perché è una marca che, come sapete, mi piace molto, e mi hanno detto che mi avrebbero mandato un kit speciale, Fast Charging Essentials, New iPhone Fast Charging Essentials. Giustamente Anker, di cui vi ho sempre parlato mostrandovi o dei battery bank, tutti ottimi, o ancora meglio dei caricatori USB. Perché caricatori USB? Perché Anker è stata tra le primissime, se non proprio la prima, adesso non so se è stata la prima o no, comunque tra le primissime, a usare i caricatori al nitruro di gallio. Cazzo è il nitruro di gallio? Non vi interessa, non particolarmente, immagino. Semplicemente dovete sapere che utilizzando questo semiconduttore si possono creare dei caricatori molto più piccoli. Questo è il punto. Allora, 3 times faster, 3 volte più veloce rispetto al tuo vecchio caricatore. Anker Nano più Powerline
il cavo, insomma, da USB-C a Lightning, charging for 30 minutes, con il nano arrivato al 53%, con il classico caricatore da 5 watt che vi fornisce, anzi non vi fornisce neanche più, che vi forniva Apple, arrivato solamente al 17%, quindi tre volte più velocemente il caricatore e soprattutto più piccolo. Dentro ci sono diverse robe, fico, charge everything faster, quindi non c'è solamente il nano, che è veramente... è veramente unbelievable, ma c'è anche questo da tavolo, adesso vi faccio vedere tutto. Allora, intanto il nano è veramente non è comprensibile. Questo è da 15 watt, esiste anche una versione da 20 watt che è solo leggerissimamente più grande, ma questa qui da 15 watt è... cioè è incredibile come la parte europea della spina, cioè questa qui, tutta questa parte qua, sia più grande del caricatore stesso. È follia. Tanto è vero che nella versione giapponese o americana non c'è questa parte qui così sporgente, ma escono direttamente i contatti, per cui è ancora più impressionante. Cioè è grande quanto, non so, un dado di Dungeons & Dragons. È una roba folle. Si chiama Anker Nano. È un caricatore da 15 watt, grande così, microscopico. È ridicola la spina europea applicata a questo caricatore. Ve ne ho mostrati anche altri, sempre di Anker, sempre secondo me molto interessanti. Ce n'è anche da 20 e da 30. Questo è il più piccolo in assoluto, Anker Nano, ricarica IQ 3 Plus, insomma tutti i loro sistemi di ricarica veloce, chiaramente, porta USB-C con cui potete ricaricare qualunque vostro device. Adesso questa promo particolare di Anker è riferita a chi si è appena comprato un iPhone e magari non ha, non ha il caricatore USB-C per ricaricarlo. Questo direi assolutamente scelta consigliatissima. Anker Nano si chiama, ve lo linko ovviamente in descrizione. Ma non è finita, perché dentro la scatola, oltre all'Anker Nano, c'è anche questo che è fighissimo e serve come caricatore da tavolo, e in più ci sono anche i cavi, c'è tutto. Quello che mi serve per il mio nuovo iPhone, che ancora non c'è ma arriverà. Allora, cavo da USB-C a Lightning, molto bene, telato, insomma solita qualità anche incredibile, e cavo da USB-C a USB-C, anche questo non è telato ma ha quella bella plastica di Anker fantastica, niente da dire su questo. Poi vi danno ogni volta anche qui il raccoglicavo comodissimo per metterli via, veramente super qualità Anker, piccole cose, piccoli accessori ma fatti veramente molto bene, niente di particolarmente originale ma sempre ben fatto, bei colori, bei materiali, funzionano bene, non si rompono, insomma non mi sembra poco. Leader tra l'altro negli Stati Uniti per la ricarica, no? Sia per i caricatori che per i battery bank. Questo invece arriva con... ah no, si può cambiare? Orca! Allora dimmi che magari dentro la scatola c'è qualcos'altro? Non credo, eh. Invece sì! Ma siamo al top del top! Al top del top! Vi spiego anche perché. Open ear, c'era anche scritto. Perché con questi qua che si possono intercambiare, la grande comodità è in viaggio. Allora, chiaramente, purtroppo non sto più viaggiando, prima o poi io spero di ricominciare a viaggiare, però questo con due porte USB-C di ricarica, chiaramente power delivery, per cui con cui si può ricaricare anche un portatile per intenderci, fatto in questa maniera, che in Europa usi la sua spina e quando vai in Giappone o in America, che hanno lo stesso tipo di spina, utilizzi quest'altra. Vedete quanto è più piccola, tra l'altro è estraibile in questa maniera, quindi veramente microscopica. Pensatela applicata a questo, quanto è piccola la versione giapponese o americana di questo nano. Comunque anche questo qui comodissimo, tac, si attacca direttamente. Invece per l'Europa mettete questo, voilà, e qui avete due porte per il power delivery e la ricarica veloce. Questo è da 60 watt addirittura. Super Anker, grazie mille per avermi mandato questi bei gadgets che vi consiglio sempre volentieri, ve li avrei consigliati proprio a prescindere, sapete che mi sono sempre comprati, quindi ben venga, grazie Anker, e vi linko tutto quanto in descrizione. Se avete un nuovo iPhone o qualunque altro dispositivo che si può ricaricare con USB-C, benone, questi vanno benissimo. Pacchettinen, vediamo, apertura facilitata, mi piace, libero, che libro è, c'è altro?
Ok, non l'ho comprato, me l'ha mandato direttamente la casa editrice. Di cosa parliamo? Vampiri, dove trovarli? Racconti di viaggio, appunti sparsi e lettere ritrovate. Imaginary Travel LTD, non mi ricordo chi è. Ah, è Nicola Pesce Editore, ecco qua il logo. Grazie a Nicola Pesce Editore per avermelo spedito. Su mia richiesta, peraltro, quando ho visto insomma, il libro, mi sembrava assolutamente in tema con quello che tratto di solito. Immaginari Travel LTD, Vampiri, dove trovarli? Vediamo un po' dentro com'è, mi ispirava di brutto, questo libro mi sembra una gran figata. Di Michele Migrone, Sara Vettori, Caterina Scardillo, edizione italiana, collana horror. È tutto in bianco e nero, mi piace molto la carta, mi piace che è rilegato, non so se è rilegato a filo o incollato. È rilegato a filo, molto bene. Ci sono diverse illustrazioni. Figo. Figo assai. Inghilterra è diviso per zone geografiche del mondo. Ungheria, Transilvania, Boemia e Moravia, Svizzera. Beh, mi sembra molto figo. Mi sembra molto figo. Volevo vedere se c'era una descrizione. Note per il viaggiatore, in fondo addirittura. Dove vivono i vampiri? Ora potrete scoprirlo grazie a questa guida illustrata che vi aiuterà a programmare il vostro prossimo tenebroso viaggio nei luoghi abitati dei più affascinanti non morti letterari. Un libro d'epoca risalente forse agli anni 30, preziosamente illustrato e impaginato, che vi condurrà in un mondo di mappe, ricette, racconti di viaggio in cui la storia si intreccia col mito, senza dimenticare le indicazioni fondamentali di ogni guida: dove dormire, cosa mangiare e soprattutto come sopravvivere. Molto figo questo Vampiri dove trovarli di Nicola Pesce Editore, costa su Amazon 25 di copertina, è in sconto ora a 23,75 su Amazon, e quindi non posso far altro che consigliarvelo. Se lo volete comprare, link in descrizione. Poi c'è questo che ho già aperto per sbaglio, ma lo vedrete tra un secondo cosa c'è dentro. Tac. Ready Player 2. Allora, è uscito solamente in inglese per ora, arriverà anche in italiano a gennaio, però non potevo non comprarlo. L'ho preso già anche in Kindle e l'ho già anche iniziato, sono a un 15%, sono ancora indietro, non sono ancora pronto ad esprimere un giudizio su questo, che è il seguito di uno dei libri che insomma più successo hanno avuto, diciamo, nel target nerd ormai credo 10 anni fa, forse anche più di 10 anni fa, comunque più o meno quel periodo, mi sembra 2011. Mi riferisco ovviamente Ready Player One, poi dopo tanto successo ha avuto che ne è stato fatto anche un film diretto da Spielberg, che sicuramente conoscete e magari avete visto. Questa è l'hardcover americana, che è molto bella, devo dire, la vedo ora per la prima volta. Come al solito è molto bella, vi la faccio vedere così valutate voi se vi interessa, più che altro per collezionismo, immagino, anche perché se lo volete leggere vi ripeto che c'è già, anzi questa è l'edizione inglese, non americana, se vogliamo essere specifici, comunque è molto simile. Vi ricordo, dicevo, che c'è già anche in ebook, se lo volete leggere al volo. Eccola qua, tutta nera, con niente di che sulla copertina interna, e dentro tutto quanto insomma stampato in questa maniera, quindi niente di incredibile. Comunque è una bella hardcover rilegata, direi a filo, no, incollata mi sembra. Comunque è una bella edizione. Ve lo porto qui su Meltem più che altro per ricordarvi che è uscito e per ricordarvi che uscirà a gennaio anche l'edizione italiana. E se vi interessa altro, magari seguitemi sui social, perché sto aggiornando un po' i miei followers mano a mano che vado avanti nel libro. Il primo 15% che ho letto è veramente un more of the same del primo Ready Player One, non mi sta piacendo molto, però molti mi hanno commentato vai avanti perché dopo diventa meglio, quindi mi lascio veramente ogni porta aperta, continuerò a leggerlo. Ready Player 2 di Ernest Klein è già disponibile, aspettate la versione italiana se lo preferite in italiano, o compratelo già in inglese perché è disponibile, appunto, link in descrizione. Altra busta da Amazon, vediamo. Grids and Guides, ok, questa è parte di due cose che voglio farvi vedere. Lo tengo da parte un attimo, lo ritiro fuori dopo quando trovo l'elemento principale che voglio mostrarvi, che è appunto questo Grids and Guides, che è un insieme di libri molto particolari. Pacco di Amazon, strano con lo scotch, doppio così, ho messo sia lo scotch che questo, e mi si è anche aperto male, ce la posso fare, vediamo.
Oh, oh, ah, cazzo, è così piccolo, buttato qui dentro, non me lo sarei mai aspettato. Allora, la maggior parte di voi sa già di cosa parlo, anzi l'ha già ricevuto perché ho visto che in tantissimi l'avete ordinato dopo che l'ho consigliato la scorsa estate, quando era in pre-order. Questo ammetto di averlo preso su Warhouse, infatti si vede che è un pochino così consumato, hanno già rotto qui il sigillo, ma chi se ne frega, come al solito Warhouse va benone, Amazon Warhouse. Si trova ancora, ma non più a 50 euro come costava in pre-order, si trova attorno ai 70 euro, io questo qui di Warhouse l'ho pagato mi sembra 40, per cui poco, quindi come al solito, come vi ripeto ogni volta, tenete d'occhio Warhouse. Vediamo se riesco ad aprirlo. Molto bello il packaging, vedete ha questa parte esterna trasparente che però è anche stampata, tac, vedete, fighissimo. Dovrò un po' pulirla perché è molto rovinata, e poi dentro color screen, Game & Watch, vediamo, spero che non ci siano sorprese visto che appunto è un Warhouse. Questo è ancora impacchettato, non l'ho proprio neanche tirato fuori sto qua, mi sembra, adesso vediamo subito. E dentro, tac, oh mamma che figata, molto figo. Allora, Game & Watch nuovo per il 35esimo anniversario di Super Mario Bros, quindi una riedizione dei vecchi Game & Watch, così una reinterpretazione con schermo a colori. Vediamo da dove si accende. Allora, si ricarica via USB-C, molto bene, tasto di accensione, speriamo che sia carico, sì lo è, molto bene, press time button, ammazza che buon monitor che ha tra l'altro, guardate un po'. Discreti angoli di visione, anzi buoni, e soprattutto molto luminoso. Press time, ok. Questo è l'orologio e questo è il gioco. Come vedete c'è integrato di base Super Mario Bros. E Super Mario Bros. 2 e vabbè, Ball. Proviamo a lanciare Super Mario Bros. Non vedo il volume. Non ha neanche, ah che peccato, non ha il jack cuffie, però va una bomba. L'orologio cambia da ora in ora a grafiche diverse da quanto ho capito, quindi molto bello andare insomma a vedere così ogni tanto l'orologio. E poi game, vi faccio vedere anche Super Mario Bros. 2, il volo proprio, che poi è in Italia mi sembra che si chiamasse The Lost Levels, vediamo con Luigi, giochiamo. Praticamente un enorme more of the same con nuovi livelli. Bolle invece è semplicemente questo giochino che si rifà a un vecchio Game & Watch con però anche la faccia di Mario, dovete semplicemente muovere a sinistra e a destra le mani in modo da beccare ogni palla, no? È un po' un giocoliere, vedete? Niente di che, sono proprio solo passatempi. Va sempre più veloce chiaramente. Qui è possibile aumentare e diminuire il volume e la luminosità e basta, fondamentalmente è tutto quanto qui. Mi spiace proprio che non abbia una presa cuffie, è davvero molto sottile, eh? Però una presa cuffie su una roba del genere, magari per giocarci così in metropolitana, passatempo, eccetera, avrebbe fatto molto comodo. Però per quello che costa, per quello che è un gadget per super nostalgici, fondamentalmente mi sembra una gran figata. Se lo trovate attorno ai 50 euro o magari come me da Warhouse a 40, super top, oltretutto ricarica USB-C, perché no? Veramente un bellissimo gadget con anche un bellissimo packaging tra l'altro, e quindi consigliatissimo se non l'avete ancora comprato. Nintendo Game & Watch per il 35esimo anniversario di Super Mario Bros. Link in descrizione se vi interessa. Poi, strano pacco, potrebbe arrivare da PR, mi sembra un pacco di Amazon riciclato, però magari no, vediamo un po' cosa mi ha mandato. Ok, non mi ricordo che mi avessero avvertito, ma probabilmente sono io che come al solito sono smemorato. Film pop anni 80, mi sembra assolutamente in target, di Becco Giallo, e lo scopriamo insieme. Dunque, ti ricordi quando sei andato all'avventura con i Goonies o hai salvato il mondo con i Ghostbusters, volato su Falcor, ballato con Baby, esultato con Rocky e viaggiato con Marty McFly?
I film pop degli anni 80 sono legati ai ricordi, a una stagione irripetibile della vita, ma quei film bla 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 bla, insomma un enorme libro dedicato a tutti i film pop degli anni 80. Gli autori sono Matteo Marino e Simone Stefanini, editore Becco Giallo, molto bella l'illustrazione tra l'altro. Eccola qua. Vediamo un po' dentro. Ah, ci sono anche dei fumetti. No, è solamente l'ultima pagina. Ecco qua chi sono: Matteo Marino, classe 77, e Simone Stefanini, classe 75. Critica cinematografica e giornalista, molto bene, con dei disegni di Zeno Colangelo e Jacopo Starace, e copertina molto bella, di Arturo Lauria. E dentro, vediamo un po' com'è diviso, se, esatto, ci sono diversi capitoli, Shining, La Storia Infinita, Ghostbusters, Nightmare, non è molto chiaro quando inizia un film e quando finisce l'altro in realtà, però vabbè, adesso questi, ecco qua, Breakfast Club, ah, ognuna con la sua illustrazione. Non male affatto, adesso non so com'è scritto, immagino comunque che sia interessante, è diviso per anni poi, 86 eccetera, Grosso Guai, Chinatown, tanta roba, Top Gun, Labyrinth eccetera, mi sembra molto interessante e tra l'altro mi sembra un gran bel regalo di Natale, quindi ci sta benissimo in questa edizione di Mail Time speciale. Natale, grazie a Becco Giallo per avermelo inviato, me lo leggo molto volentieri. Voi, se volete approfondire, se volete comprarvelo, costa di listino 19 euro, probabilmente su Amazon costa qualcosina in meno e se vi interessa ve lo link in descrizione. Poi busta da Salani, altro PR, vediamo un po' cosa mi ha mandato Salani. Guinness World Record 2021, questo ve lo faccio vedere perché c'è anche un mio piccolo contributo. Intanto grazie a Magazzini Salani per avermelo spedito, in libreria dal 17 settembre, più amato, l'unico eccetera, molto figo, mi interessa particolarmente l'edizione di quest'anno perché, aspettate che prendo una cosa, mi interessa, vi dicevo, particolarmente l'edizione di quest'anno perché qualche anno fa, due o tre anni fa, ormai non ricordo neanche più, ho aiutato Fabio Bertini, che è un grande collezionista di Lego, a cercare di entrare dentro al Guinness World Record. Come l'ho aiutato? Facendogli da giurato, testimone, adesso non mi ricordo il termine esatto, comunque quello che fondamentalmente durante il tentativo ufficiale, infatti ho anche qui la bella medaglia del Guinness World Record Official Attempt che mi è stata data, eccola qua, Official Attempt, tentativo che poi è stato premiato, perché a quanto pare Fabio Bertini è entrato nel Guinness World Record per la collezione di Lego minifigure più grande del mondo e io ero appunto il giurato presente durante il tentativo. Serviva un pubblico ufficiale, in quel caso era un poliziotto, e invece un giurato esperto del settore, e in quel caso ero io. Vediamo se lo trovo al volo. Allora, ok, l'ho trovato, eccolo qua, Fabio, minifigure Lego, Fabio Bertini, Italia, possiede 3310 minifigure Lego, che ho contato personalmente una ad una, letteralmente 3310 minifigure, quindi grandissimo Fabio, mi fa molto piacere che dopo qualche anno sia entrato nel Guinness World Record, che figata. A prescindere da questo, chiaramente il libro del Guinness dei primati insomma, è proprio un consiglio classico per il Natale, bellissimo da tenere così come coffee table book da aprire con mille curiosità di ogni tipo per farsi quattro risate o per scoprire cose nuove. Da Magazzini Salani costa 24,90 di listino, probabilmente su Amazon qualcosina in meno, se vi interessa link in descrizione. Altro pacco mittente Mondadori, vediamo un po'. Assassin's Creed Valhalla, la saga di Geirmund, un romanzo ufficiale di Assassin's Creed Valhalla, quindi questo è un romanzo da Sperling & Kupfer, grazie per avermelo mandato. Scopre la straordinaria avventura di un leggendario guerriero vichingo in questo nuovo romanzo ambientato nel mondo dell'altissimo videogioco Assassin's Creed Valhalla. State giocando? L'avevo iniziato per Series S,
mi piaceva molto, ma dopo è arrivato Cyberpunk, mi ha stravolto tutti quanti i programmi videoludici. Comunque mi è piaciuto molto quel poco che ho giocato un paio di ore. E questo a quanto pare è un romanzo ambientato nella stessa ambientazione da Sperling e Kupfer. Vediamo se trovo una trama velocissima. Metà del IX secolo d.C. gli orgogliosi re del Wessex hanno a lungo sognato un'Inghilterra unificata, ma quando una nuova minaccia giunge da est, la loro sovranità viene messa in pericolo. Per la prima volta nella loro storia, i clan vichinghi della Norvegia e della Danimarca hanno infatti unito le forze e indirizzato i loro guerrieri verso le fertili e verdeggianti coste sassoni, armati e pronti a conquistare questo ricco regno per il loro popolo. Se vi piacciono così i miti norreni o comunque tutte quante le ambientazioni norrene, mi sembra molto figo, non l'ho letto, non lo so, quindi fatemi sapere anche voi nei commenti se l'avete già letto. Nel frattempo potete comprarvelo, ebook disponibile, costa 19,90 di listino e probabilmente su Amazon costerà qualcosina in meno. Se vi interessa, link in descrizione. Poi, piccolo pacco da Amazon, vediamo. Cazzo è? Ah, Parker. È un portamine, se non ricordo male. È un bel regalo di Natale. Volevo vedere com'era il packaging. Non è eccezionale, devo dire, però costa talmente poco che... Questa è la sua scatola esterna, però la tirate fuori, questa è la scatola bella, diciamo, da regalare. È un portamine Parker, un grande classico. Fa parte di un set che mi sono fatto, di cui vi parlo dopo, per cui la ritiro fuori dopo. Comunque molto bella, per quello che costa, mi sembra che costi meno di 10 euro, attorno ai 10 euro, che non è poco per un portamine, però insomma... È comunque Parker, mettiamola così, spero che scriva bene. La ritiro fuori dopo. L'altra cosa che era nella scatola è questa Moleskine Weekly Notebook Diary Planner 2020-2021. È quella che uso io di solito. È un altro bel regalo di Natale per i vostri amici o per voi stessi, chiaramente. Costa poco, praticamente è disponibile in diversi colori, chiaramente, ed è una agenda settimanale. La preferisco a quelle giornaliere perché intanto è morbida, la fanno anche rigida, ma mi piace molto di più morbida. E dentro ha diversi foglietti di adesivi che si possono utilizzare in diversi modi, lettere, icone, eccetera, per dare priorità ai vostri to-do o roba simile. E quello che mi piace è che ogni settimana è fatta fondamentalmente così. A sinistra c'è tutta la settimana, con sabato e domenica in fondo con meno spazio, e tutti quanti i giorni con più spazio. E a destra c'è una pagina vuota, in questo caso a righe, in cui potete appuntare tutto quello che vi va, magari facendo dei riferimenti alle diverse giornate. È il modo più veloce e più comodo, mia opinione ovviamente, per prendere appunti su un'agenda. E il risultato, questo qui è il formato A5, che è quello che mi piace di più, il risultato è una agenda di queste dimensioni, lo ripeto, morbida, non rigida, che vi potete portare sempre in borsa, in giro, e che insomma è un buon companion. Io poi ovviamente tutti i miei appuntamenti li ho registrati anche sul computer, su iCloud, sul calendario di Mac, eccetera, ci mancherebbe. Però mi sono reso conto negli anni che se alcune cose non le scrivo anche, non ci sono cazzi, ragazzi, alla fine non ve le ricordate. Invece avere sotto così un foglio in cui scrivete le robe e le andate a recuperare è un buon modo per non scordarsi le cose. Se come me, insomma, avete una memoria pessima. Poi queste sono fighissime perché davanti, vedete, hanno un milione di altre utilità, quindi tutti quanti i mesi interi, chiaramente, poi un sacco di tabelle, fusi orari, global holidays, eccoli qua, questi sono i fusi orari, queste sono le conversioni tra misure, eccetera, addirittura le taglie in tutte quante le nazioni, vabbè, i codici telefonici, eccetera, eccetera. Addirittura un metro qui in centimetri e in pollici, eccetera. In più, dopo si parte settimana per settimana, vi registrate tutta questa roba. Parte da luglio 2020 e arriva fino al 31 dicembre del 2021. Quindi potete già prenderla ora e usarla per tutto quanto il 2021. Mi sembrava molto figa. Tra l'altro qui ritiro fuori la Parker di prima, perché è il modo che vi consiglio io per prendere appunti su queste agende. Cioè scrivete a matita, così potete cancellare, mettete dentro una mina morbida, una B, una 2B, così scrive bello proprio netto. Tac, vedete?
Tac, si legge bene. E soprattutto potete cancellare quando volete. Magari prendetevi un bel portamine come questo di Parker, che potete semplicemente attaccare, no? E ritrarre la mina quando vi pare, attaccare al vostro journal settimanale di Moleskin. Eccolo qua, l'ho preso rosso perché è molto natalizio, perché mi piaceva, ma chiaramente è disponibile anche in altri colori. Bellissimo, no? Con il suo segnalibro, eccetera. Se vi interessa, link in descrizione. Poi, pacco da GLS, direi che è un PR. Vediamo un po'. Una busta, con dentro una busta, con dentro un'altra busta, e dentro? Oh, uno minimalista, finalmente! Allora, è una bella storia questa qua. La scatola è molto più grande di quanto mi immaginassi, tra l'altro. Praticamente questo Worleson Oliveira ha pubblicato un anno fa ormai su Behance questo suo progetto. È un grafico, è un graphic designer come tanti, ha pubblicato su Behance, che è questa community mondiale di grafici appunto, un suo progetto per una versione di Uno, il famosissimo gioco della Mattel, no? Quello, insomma, sicuramente sapete di cosa sto parlando, in versione minimalista, che cosa vuol dire? Con una grafica appunto minimalista. E quindi tinte piatte, caratteri semplici, meno cose possibili, eccetera. Vediamo un po' come sono. Illustration, Worley sono livello. Ovviamente non c'è nessuna illustrazione. Semplicemente c'è, eccoli qua, vedete? C'è il mazzo di Uno con questa grafica molto particolare. Queste sono le istruzioni che non ci interessano e questi sono i due mazzetti di carte Uno. Quello che mi hanno detto in diversi è che purtroppo queste carte sono un po' troppo sottili e non sono plastificate. Adesso lo voglio verificare. E insomma, è che non sono eccezionali effettivamente. Però vedete la grafica com'è? Questo è il giallo. 1, 2, 3, eccetera. Proprio semplicissime. Questo è il rosso. Questi sono i più 4. Questo è un jolly, un jolly, un jolly. E grafica molto bella. Devo dire molto bella, bellissima edizione di Uno, tra l'altro piuttosto economica, perché se non ricordo male costa attorno ai 10 euro, mi sembra 12 euro, poi dopo dipende, su Amazon sale e scende abbastanza. Le carte effettivamente non sono incredibili, cioè non hanno una super qualità, ma non fa neanche schifo, ragazzi, come invece mi ero immaginato leggendo i commenti. Assolutamente, sono assolutamente gestibili, visto il costo e visto anche la quantità di carte, direi che ci sta benissimo il prezzo e, insomma, e la qualità finale di questo prodotto. Non sono poi così male, ma non sono, diciamo, super spesse, ecco, sono un po' sottili. Però niente di che, quindi io ve lo consiglio assolutamente, un bel regalo di Natale spendendo pochissimo, Uno minimalista, una cosa originale, magari un amico grafico per esempio, perfetto, apprezzerà senz'altro. Uno minimalista, la grafica è di Worleson Oliveira, se vi interessa, link in descrizione. Pacco da Amazon, pacchettinen, apro da qua. Ah, eccola qua, l'aspettavo per mostrarvela insieme a quest'altra roba che ho aperto prima, no? Allora, Grids and Guides, a notebook for visual thinkers. Allora, prima di tutto il libro, questa è la base, diciamo, c'è in diverse versioni. E vi faccio vedere com'è dentro, che è una bomba secondo me, è proprio un blocco note per pensatori visuali, come dicono, e all'interno ha diverse griglie che possono essere utilizzate in diversi modi, quindi cartesiano, compound, isometrica, log-log plot, circle pattern, diamond pattern, point e coordinate map grid. Adesso ce lo guardiamo. Fuori è semplicemente così rosso con questa griglia e questa simil tessuto. E dentro, qui potete scrivere il vostro bel nome, e dentro vedete, ecco qua, ci sono 1000 fogli diversi con tanti tipi di griglie che sono utilizzabili in maniere differenti, appunto. Molto utili a chi piace prendere appunti visuali, no? Quindi di diverso tipo, world map qui addirittura. Molto belle quelle isometriche, soprattutto molto belli puntinati e tutte quelle che ci passano in mezzo. Spero che si veda bene. Per zoom un po', così ve lo faccio vedere meglio da vicino.
griglie di ogni tipo, bella questa qui isometrica, questa qui sono le coordinate, vedete, A, B, C, D, 1, 2, 3, in modo tale da poter identificare ogni singolo quadrato di questa mappa. Questo addirittura è uno schema di nodi, c'è veramente di tutto dentro, questi sono semplici dots, questi sono quadrati con anche le diagonali, questi sono cerchi concentrici, questa qui è semplicemente una millimetrata, c'è un po' di tutto e poi si ripetono ovviamente, ci sono tante copie della stessa griglia. Insieme a questo vi consiglio anche il suo companion perfetto, che è questo qua. Grids & Guides è, diciamo, la marca, insomma, così il brand. Dentro ci sono 12 matite per visual thinker sempre, 6 in graffite, quindi matite, 6 blue hexagonal pencils, più un righello multifunzione, lo chiamano. Adesso vi faccio vedere com'è, fighissimo comunque. Tanto molto belle che hanno sia matite normali, diciamo, sia matite blu, che si adatta perfettamente allo stile delle griglie di prima. E in più dentro c'è anche questo bel righello con diverse circonferenze, diverse angoli qui, e poi abbiamo i millimetri e i pollici, quindi così una cosa in più. E dentro ci sono 6 più 6, 12 matite, 6 blu e 6 normali, insomma nere, come, diciamo, in graffite classica. Quelle blu sono molto fighe perché appunto si possono utilizzare con questa griglia, con le griglie dentro qua che sono a loro volta blu, quindi si possono aggiungere nuove tracce, no? Alla griglia, mantenendo lo stesso colore. Molto figo questo sistema. E poi chiaramente invece con le matite nere si andrà a tracciare una riga che risalta di più qui nella griglia relativa. Sono matite 2B se non ricordo male, belle scure, così super minimal, bellissimo, bellissimo regalo e bellissima idea se volete regalarvela per Natale, se volete regalarla a voi stessi, come si dice. Guardate, poi tra l'altro il tutto si chiude qui dentro e si richiude, tac, in questa maniera. Super kit, si chiama Grids and Guides, vi consiglio sia il libro che il set di matite, per entrambi trovate il link in descrizione. Poi busta anche, così, bustella, Lega Nerd, molto bene, copro il mittente per ora, vediamo un po', credo che siano semplicemente auguri di Natale, mi fanno molto piacere. Immagino, eh. Ah, che figata, molto bene, e dentro? Merry Christmas and a Happy New Year, Luigi. Grazie mille Luigi, con questo bel biglietto. Lego Star Wars, che figata! Luigi Priori, grazie per avermi mandato gli auguri di Natale. Mini busta, apriamo anche questa. Tantissima roba è arrivata in questi giorni, non riuscivo a spacchettare, ho spacchettato ormai una settimana che spacchetto tutti quanti i giorni letteralmente. C'è una cartolina e, ah sì sì sì, mi aveva avvertito che mi avrebbe mandato la sua moneta, questo è Andrea. C'è anche un biglietto d'auguri, grazie Lega Nerd per l'opportunità, questo è un piccolo accessorio per EDC o da collezione, grazie ancora Andrea. Lo trovate su Instagram come Lapira Productions, Lapira Productions, e ha messo in produzione queste monete molto piratesche, molto bella, così da collezione. Se vi interessa, mi piacciono molto, c'è questa moda di, c'è questo nuovo trend di monete così particolari, ne ho comprate anche un paio, io ve le ho anche mostrate su Meltime, tipo le Zero Fuck Coins, così sono da collezione particolari, da tenere in mano, capisco che non sono per tutti, però questa è anche molto ben fatta, a parte il disegno che è una figata, è anche molto ben fatta, su un lato l'ancora e sul lato opposto appunto il pirata. Bello, se vi interessano la Pira Productions su Instagram, vedrete che gli ha fatto un sacco di belle foto e ci sono anche dettagli per comprarsela. Altra busta, sempre GLS, sembra un libro o qualcosa di simile, busta nella busta.
Ah, un altro regalo di Natale, Happy Holiday, a Team Nintendo, grazie mille, mamma Nintendo, zoomiamo, vediamo che dicono. I nostri auguri più belli sono per te, che dimostri costantemente la tua grande passione e il tuo importante supporto al mondo Nintendo. Speriamo di continuare a collaborare insieme anche l'anno prossimo. Auguri Team Nintendo, grazie mille mamma Nintendo. Abbiamo fatto anche delle cose che devono ancora uscire per Nintendo, non vedo l'ora che escono, un video particolare. Vedrete comunque. Io gioco solo a Super Mario Bros. E lì la musica rimane lì. Chi è che non conosce Mario? Baffi sono straordinari. E senza Baffi non sarebbe Super Mario. Nella sua palletta si rompono delle amicizie pluriennali con Mario. È sempre bello collaborare con Nintendo. Vediamo che cosa mi hanno mandato. Direi un gran bel esattamente. Il video che abbiamo fatto riguarda proprio il 35esimo anniversario di Super Mario Bros. Ve lo linkerò quando esce. E dentro, questa è praticamente una Moleskine, un clone di Moleskine, Journal Books in questo caso la marca. Però così tematizzato per il 35esimo anniversario di Super Mario, con tutta questa bella grafica sul fronte, molto bello, molto bene, grazie mille mamma Nintendo. Andiamo avanti, bustina da Amazon, apriamo. Ah, questo l'ho messo nella guida dei regali di Natale. Mi sembrava molto figa, però volevo verificare ovviamente la qualità anche di persona, quindi me la sono comprata, costa relativamente poco, non è vera pelle ovviamente, è plastica, però mi piaceva molto l'occhio qui e direi che fa largamente il suo lavoro. Sì, assolutamente, confermo la mia prima impressione online, si richiude in questa maniera, ci stanno dentro un sacco di dadi, è un sacchetto per dadi o per quello che vi va in realtà ovviamente. È molto figo, faccio un po' di dettagli al volo proprio, guarda che bella che è, guarda che bel sacchetto che è, tac, con il suo bell'occhio qua, don't touch my dices, figo no? Costa 10 euro, 13 euro, una cosa del genere, se vi serve un portadadi, magari fate il mago, qualcosa legato all'arcano, oppure per la vostra campagna di Call of Cthulhu, o in generale se vi piace l'estetica, trovate il link ovviamente in descrizione e l'avete vista anche già nella guida ai regali di Natale, ora la vedete anche così con un po' più di dettaglio, molto bella, è plastica, ripeto non è pelle ovviamente visto il costo, ma direi che va benone, bella. Bustona da GLS sempre, no stavo per fare un disastro, ho tagliato anche la busta dentro che è evidentemente un regalo di Natale da qualcuno. Scopriamo subito da chi. Per fare un disastro, spero veramente di non aver tagliato anche il contenuto. Busta, nella busta. Poi un'altra, la busta. E vabbè, questo arriva da ovviamente Sony. Ah, maglioncione di Natale di Sony, molto bene. Non c'è un bigliettino? Sì, forse c'è. Eccolo qui, no, non c'è il biglietto, peccato. No, non c'è nessun biglietto, comunque arriva evidentemente da Sony a 94 e sopra c'è scritto PlayStation, lo so solamente perché ho visto le storie di Fiona, grazie Fiona, che conosci Katakana, c'è scritto PlayStation sopra, 94 sotto, che è ovviamente l'anno di lancio della prima PlayStation, e sul fronte logo PlayStation e siamo al top, e direi che è anche Side L, molto bene, siamo al top, siamo al super top. Guarda che bomba, maglione di Natale bellissimo che indosserò a Natale e per i prossimi Natali. Negli ultimi Natali ho sempre messo il maglione di Netflix di 4-5 anni fa. Ecco qua, il sostituto perfetto. La bomba è bellissimo, è veramente bellissimo, super, super. E me lo metto, me lo sto mettendo per forza. Party hop, mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Allora, cominciamo a tirar fuori scatole un po' più grandi, tipo questa enorme.
DHL. Ah, cavolo, molto bene, sapevo che mi sarebbe arrivato, ce l'ho in prova chiaramente. Parliamo dell'Oculus Quest 2, qui faccio solamente un unboxing velocissimo, avremo modo di riparlarne, sono molto curioso di testarlo, avevo già testato il Quest 1, ne avevo parlato molto bene. C'era comunque margine di miglioramento su molti fronti, spero che sia stato fatto un buon lavoro anche sulla versione 2 che deve ulteriormente avvicinare il grande pubblico, non solamente gli appassionati, alla realtà virtuale. Speriamo che Facebook riesca in questa impresa titanica, lo sta facendo. Dopo le mie numerose critiche iniziali, devo dire che ultimamente insomma faccio fatica a lamentarmi, perché il Quest 2, che è un all-in-one, non necessita di computer, proprio plug and play, lo metti addosso e funziona bene, almeno il Quest 1 funzionava bene e dai primi hands-on del Quest 2 posso già confermare che funziona molto bene, lo proverò ovviamente. Direi che questa è l'unica soluzione possibile per portare la VR al grande pubblico. Mancano ancora chiaramente delle killer application, ce ne sono in realtà, però insomma non basta mai evidentemente, perché il bacino deve allargarsi tantissimo, altrimenti è il solito cane che si mangia la coda, no? Quindi non c'è software, quindi non sviluppo hardware, non c'è hardware, quindi non sviluppo software. Facebook, devo dire che sta facendo le cose giuste, perché evidentemente produce questa roba in perdita o quasi, perché è venduta a prezzi veramente troppo bassi per il contenuto tecnologico che offre, bello il packaging tra l'altro, e questo evidentemente è l'unico modo di farlo, cioè cercare di diffondere tanto l'hardware attraverso appunto un pricing molto aggressivo, in modo da costruire una base utenza sensata. Vedo che è bianco intanto, come era l'Oculus Go, quindi perde il grigio diciamo del primo Quest, bello comunque, aiuto, mi è cascato questo che è il distanziatore per gli occhiali, così potete portare gli occhiali dentro se non sbaglio, ve lo faccio vedere al volo, ne riparleremo chiaramente. I controller sono questi qua, invertiti come sull'S, come sul Rift S che ho testato qualche settimana fa. Manca un po' il supporto qui per la testa, hanno un po' risparmiato su questo, vi ripeto che veramente sta roba è prodotta praticamente in perdita, visto il costo finale per l'utente. Tolgo un po' di plastica con grande goduria, in realtà poi è carta per una volta, bene, molto bello, direi che è molto bello esteticamente. Vedo le solite camere frontali che aiutano nel posizionamento spaziale e nel riconoscimento della posizione delle mani. Tra l'altro ho visto che si comincia già a sperimentare il riconoscimento delle mani anche senza il controller in mano, quindi senza la necessità di avere il controller in mano si comincia già a capire la posizione delle dita semplicemente utilizzando le camere che inquadrano chiaramente puntando in avanti le vostre mani. Molto interessante. C'è un avanzamento tecnologico verticale in questo momento in questi ambiti, è ancora una roba, non dico solo per, ma insomma prettamente per entusiasti e appassionati eccetera, mi tocca dire sta roba qua, lo so che storcerete il naso alcuni di voi che invece magari usano già la VR da anni, però è ancora così e spero che il prima possibile questi device calino ulteriormente di prezzo e soprattutto contestualmente arrivino tante altre applicazioni oltre al gaming, ma di cui abbiamo già parlato e di cui ho già parlato io nella mia precedente recensione del Quest. Per esempio tutta quanta la parte entertainment è molto interessante, lo sport in VR è molto figo, l'esplorazione di diversi ambienti è molto figo, insomma le applicazioni ci sono, vanno semplicemente messe in mano a più gente possibile in modo tale che gli sviluppatori si moltiplichino e il software si moltiplichi contestualmente all'aumento della base utenza. Molto interessante il Quest 2, arriverà una recensione, non riesco subito chiaramente, ma arriverà al più presto. Fatemi sapere nei commenti quanto vi interessa, se ce l'avete già, se avevate l'1, se volete passare al 2, se vi interessa la VR in generale e cosa ne pensate. Poi TNT, vediamo un po', veramente ho una infinità di questi pacchi da corrieri
che non sono miei acquisti, quindi sono veramente tantissima roba da IPR in questa puntata. Qui ha appunto Moro, anche questo è evidentemente un IPR, già lo riconosco. Vediamo un po' cosa c'è. Busta, nella busta con dentro una busta, due co... Ah, il review kit di Cyberpunk 2077 e... ci sarebbe tantissimo da dire, sai, proprio tantissimo. Sono volutamente rimasto fuori dalle infinite polemiche perché sapevo che si sarebbe scaduto nel solito sistema di internet di generalizzare e parlare di cose che non si conoscono. Fondamentalmente non è uscita ancora la nostra recensione vera e propria, è uscito solamente le mie prime impressioni dopo aver giocato la versione PC, che sono ottime, perché è un giocone Cyberpunk, è veramente un capolavoro Cyberpunk, che però è stato rovinato, il lancio in realtà, non il gioco, ma in parte anche il gioco, da decisioni scellerate, letteralmente scellerate da parte immagino io del reparto marketing di CDPR, anzi CDP, quindi di CD Projekt, che è il publisher, CD Projekt Red è lo sviluppatore. Però insomma non ho ancora in mano tutte le informazioni per esprimere un'opinione definitiva su tutta questa storia. A questo punto mi interessa anche fino a un certo punto, però comunque vediamo cosa c'era nel review kit, che non ho aperto prima di giocare perché volevo aprirlo in mealtime e quindi lo apro adesso con voi, tanto sapevo che non è che ci fosse roba che mi serviva per il gioco. Comunque maglietta L, molto figa, sapevo che c'erano semplicemente dei bei regalini per me che mi fanno ovviamente molto piacere. E, allora, bella maglietta. Ah, addirittura, urca, esatto, GOG Team, che figata, bella la maglietta di GOG, nera, così come piace a me, è tra l'altro della mia taglia, molto bene. E poi c'è questo, che è The Welcome Letter, Scan the Code, I'm at the cover, see more. Ok, dopo guardiamo anche quel QR code, potete già farlo anche voi, probabilmente puntando il video, in questo momento, è un po' che c'è dentro. Di materialini, queste robe qua mi piacciono da matti, questi media kit qui proprio li metto qua con grande piacere in studio. Allora andiamoci un po' più vicino, ecco qua. Allora, Cyberpunk 2077, Night City, Welcome Letter, sul retro niente di particolare, review kit sopra in plastica con stampa, molto figo. Dentro Night City, The City of Dreams, fondata nel 1994. Dentro c'è una lettera, immagino. Vediamo un po' che cosa scrivevano. Comunque a livello di marketing, inteso non come scelte di rilascio, ma come scelte di promozione, CDP ha sbagliato veramente poco, insomma veramente ne hanno fatte di ogni una meglio dell'altra per quanto mi riguarda: collaborazioni, edizioni da collezione, gadgettistica varia, è uscito qualunque roba, una più bella dell'altra, e con un art direction costantemente da A++. Faccio veramente, come graphic designer, faccio veramente fatica a trovare difetti in tutto quello che è stato fatto attorno a Cyberpunk. Veramente giù il cappello, complimentissimi all'art director. Comunque, welcome to Night City, hi there, this is it, it's hard to express, bla 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 bla, insomma i soliti ringraziamenti di CDPR, in questo caso da Adam Bedowski, che è il game director di Cyberpunk 2077. Quindi insomma, un ringraziamento alla stampa prima che mettesse le mani sulla versione PC, in questo caso, ve lo ricordo sempre, la versione console non è mai arrivata alla stampa, o perlomeno non è mai arrivata a noi, per cui è difficile commentare quello che è successo per quanto mi riguarda. Questo era il primo strato, poi vedo che ci sono diversi strati, fighissimo, ma quanto è fatta bene sta roba. Allora, cioè, guardate la cura incredibile di questo, cioè di questi packaging, anche quanto hanno speso e quanto avrebbero potuto spendere anche meno volendo, se non avessero curato così tanto il dettaglio. Questa è una review guide che hanno mandato non so a quante persone in giro per il mondo, ma insomma non tantissime. La cura di queste robe per me, insomma,
la dice lunga su quanto si è curato il lancio, perlomeno ovviamente da un punto di vista marketing, di questo gioco. Night City, The City of Dreams, Night City Guide, molto bello anche questo secondo strato, qui c'è tutta una guida per i recensori, in parte questa roba qua mi è arrivata anche ovviamente in digitale prima di mettere mani sul gioco, anche questa è un'altra chicca incredibile, cioè guardate, cioè tutte queste informazioni sono state impaginate eccetera eccetera unicamente per i recensori, creando questo bellissimo materiale. Se non è cura per il dettaglio questa, io veramente non so che altro dire. Fantastico, Judy Alvarez in my Heart. Poi, questo cos'è? Questa è una colonna sonora, original score, non avevo visto, bella questa roba degli strati, slot 3, avete visto? Fighissimo il dettaglio. Questa è la colonna sonora addirittura in CD audio, molto bene, fighissimo, cioè, veramente continuo a rimanere super stupito dalla cura del dettaglio. Qui mi viene detto di infilare le mani, le dita e estrarre, perché sotto evidentemente c'è qualcos'altro. Esatto, ultimo strato, e cosa sarà? Sarà cos'è, una bandiera, cos'è? Sì, la bandiera di Night City. Sì, la bandiera di Night City, vabbè, questa per forza che finisce in studio appesa. The City of Dreams, questa la appendo istantaneamente in studio. Poi altro pacco misterioso, bello grande. Cos'è? Un librone? Forse ho capito. Dimmi che lui. Dimmi che lui è una bomba. Yeah! Allora, da Salda Press, grazie mille Salda Press, per la colonna widescreen dietro le quinte di Alien, un librone eccezionale. Me ne aveva già parlato Giovanni durante Nerdvana, che sarebbe uscito, speravo me lo mandassero e me l'hanno mandato, molto bene, molto bene. Quindi tutto il dietro le quinte di Alien tradotto in italiano, reimpaginato eccetera, in questo volume di pregio, la storia completa del dietro le quinte di Alien, il più famoso horror fantascientifico di tutti quanti i tempi. Molto figo, molto figo, regalo ideale per Natale. Non so se siete ancora in tempo, ma siete in tempo, ovviamente il link è in descrizione per questo bellissimo librone. Guardiamolo un po' dentro. Salda Press, J.V. Rindler ha fatto diversi di questi libri, ce n'è uno anche di Indiana Jones se non ricordo male, non voglio dire minchiate, ma comunque ha fatto diversi dietro le quinte molto interessanti. È fighissimo il fatto che sia tutto quanto tradotto in italiano per una volta, non è per niente scontato che escano anche in italiano questi libri, solitamente sono in inglese. La qualità mi sembra davvero ottima, c'è un sacco di roba, veramente tantissima roba, e vedo con grande piacere che c'è anche tantissimo testo, quindi deve essere sicuramente anche molto interessante da leggere oltre che da sfogliare. Si chiama Dietro le quinte di Alien, se vi interessa in ogni caso ovviamente link in descrizione per questo gran bel libro di Salda Press. Poi mi alzo in piedi e vado a recuperare un pacco gigante che pesa tantissimo e che non sarà facile spacchettare, e che non sarà per niente facile spacchettare. Adesso ci provo, e però credo di sapere cosa c'è dentro ed è molto bello. Allora, mi sembra impacchettato molto bene, spero veramente non si sia rotto nel trasporto. È una roba che cercavo da 6 mesi, un anno. Come vi dico sempre, ho diverse ricerche salvate su eBay, questa era una di quelle. Appunto, diversi oggetti di questa categoria, uno ve l'ho già mostrato su Mailtime, comincio a darvi qualche indizio, adesso tra poco scoprirete subito cos'è. Uno l'ho già mostrato ed era di un'altra epoca storica, questa è di un'epoca un po' più recente, ma è sempre un oggetto strepitoso per quanto mi riguarda. Molto buon packaging. Maledetto polistirolo che finisce ovunque. Allora,
condizioni dell'oggetto dalle foto mi sembravano molto buone. Già sto scotch, maledetto scotch da impacchi, mi toccherà ripulirlo tutto, per fortuna che è sotto almeno. C'è anche il telecomando, molto bene. Ok, ce l'ho. Allora, eccola qua. Che meraviglia. Allora, di che parliamo? Parliamo di un all-in-one, esattamente come quello di Panasonic di qualche puntata fa di Mailtime, ve lo ricordate, la G500, solo che la G500 era degli anni 80, questo qui è degli anni 90, si chiama Sony, ovviamente della linea Trinitron, KV14V6A, comunque KV14, cioè l'all-in-one da 14 pollici di Sony con schermo Trinitron, superiore e ovviamente lettore VHS inferiore. Mi piacciono da matti questi all in one perché sono l'ideale per fare, insomma, per quel tipo di nostalgia che piace a me, nel senso che io durante gli anni 90 guardavo i film su un 14 pollici. Ho anche qua portato in studio il mio 14 pollici originale degli anni 90, ma ne voglio altri perché questi con la loro bella VHS sotto sono perfetti qui in studio per mandare all'infinito film per tutto il giorno. Lo sto già facendo al piano di sopra con Indiana Jones che gira all'infinito dentro la G500, qui direi che ci girerà Clerks qui in studio all'infinito, proprio finché non consumo la cassetta. Quindi molto bene, spero che funzioni, lo proviamo al volo. Prego, non mi dare problemi, sembra in discrete condizioni, è tutto da pulire chiaramente. Collegata la spina, si è accesa la spia, quindi molto bene, proviamo. Questo modello è fighissimo perché ha diversi ingressi davanti e dietro e insomma mi fa godere proprio, è quello che cercavo di più in assoluto in questi mesi. Provo subito a mettere una VHS, vediamo cosa succede. Intanto la presa molto bene, buon inizio. Auto tracking delle testine molto bene, è già passato all'ingresso VCR. Insieme al telecomando, sì, va anche tutto qua al volume, quindi posso anche mandare avanti veloce. Yeah. Niente, funziona perfettamente. Molto bene. E niente, vi metto chiaramente la ricerca in descrizione, perché ormai l'ho trovato, purtroppo si trovano a cifre folli, quindi io ho sempre ignorato tutte quante le aste sopra ai 200-300 euro, che è la cifra che molti venditori richiedono per questo bellissimo oggetto. Il mio, se volete così un riferimento, l'ho pagato 60 euro spedito, che per me è il suo prezzo, cioè 50 euro più 10 euro di spedizione dovrebbe essere il suo prezzo. Poi chiaramente più ricercato, come è giusto che sia, più aumenta il prezzo, non sto qui a sindacare. All in one con diversi ingressi, SCART, RCA eccetera, perfetto per il retro gaming, perfetto per le VHS, perfetto per tutti quanti nostalgici che hanno vissuto quegli anni o che vogliono riviverli attraverso questo tipo di oggetto bellissimo. Poi andiamo avanti, c'è questo laboratorio di comunicazione, molto bene, ciao Marco, anche questi sono PR, vediamo un po', sicuramente qualcosa per Natale o qualche videogioco in arrivo. Mi piace questo biglietto da Bethesda, direi, a guardare le immagini, tanti regalini! Tanti regalini da Bethesda, non avevo dubbi, molto bene, grazie mille Marco. E ecco qua gli auguri di Natale di Bethesda, che figata. Allora, cosa abbiamo? Regalini. Allora, abbiamo un portachiavi da Elder Scrolls Online, Imperial Keychain. Poi, questa è una bomba, questa berretta di Fallout, mi sembra della Nuka-Cola. Mi sembra super, sì, con Fallout qui, figata è. Poi sempre Nuka-Cola, questo sarà un magnete, mi viene da dire.
Sì, è un magnete da frigo con integrato anche un cavatappi che mi serviva proprio, lo attacco immediatamente qui nel mio baretto in studio. Poi un po' di cose a caso, proprio c'è un po' di tutto sempre da Bethesda, ceramic coaster, addirittura dei sottobicchieri in ceramica, anche questi li userò qui in studio, ho già una bella collezione di sottobicchieri che uso ogni volta che viene qualche amico, qualche ospite in studio. Vedo già quello di Doom, ma sono tutti di Doom, quindi già bellissimi. E che bomba, belli, adoro queste illustrazioni qui nuove di Doom che sono uscite qualche anno fa e che vengono riproposte poi man mano, Doom Eternal e Slayer's Club. Che bomba, bellissimi. Tutto il merchandise di Bethesda è veramente top, ogni volta che vado a Gamescom, che hanno il negozio dedicato, mi ci fiondo. Doom Wallet, ma perché no, molto bene. Tac, figo assai. Poi, infinita di roba, cioè, peluche, questo viene da, sempre da The Elder Scrolls, peluscione, tac, why not? Peluscione da Elder Scrolls, poi Mystery Minis, ne ho già aperti un milione di Mystery Minis, questo viene da Fallout, vediamo un po' cosa becco proprio al volo, apriamo anche la busta nera, buono, mi sembra molto buono quello che ho beccato, mi piace. E poi last but not least, me lo sono tenuto per ultimo perché è quello più grosso, butto via tutta sta carta, cos'è? Il tappetino per guardarsi la QuakeCon a casa, quindi quest'anno era appunto QuakeCon at home, è un mega tappetino, sì, da postazione con tanto di spilletta, QuakeCon at home e appunto tappetaino gigantesco, molto bene, che non fa mai male, sempre comodo averne uno per mouse, postazioni o qualunque altra roba. Veramente grazie mille Bethesda per i mille regali e tante buone feste anche a voi. Poi scatolone bello grande, non molto pesante in realtà, adesso vediamo subito cosa c'è dentro, se riesco a aprirlo. What? Intravedo dei Playmobil. Ah, credo che sia. Yeah. Sì, questo viene in regalo da Playmobil, ma avevano avvertito. Ciao Playmobil. Allora, parliamo del... Ho parlato tante volte di Playmobil, sapete che mi piace da matti, soprattutto i set legati alle licenze, in particolare Ghostbusters e Ritorno al Futuro, ma anche altro, vedrete che arriverà tantissimo altro. Allora, questo set è evidentemente legato a Ritorno al Futuro ed è il classicissimo Adventskalender o calendario dell'avvento in italiano. Ci sono diversi mini scenette che si sbloccano di giorno in giorno. Biff Tannen, Marty McFly, Jennifer Parker, quindi un sacco di personaggi anche nuovi che non erano ancora arrivati sotto forma di Playmobil. Avevamo già visto il dottor Emmett Brown ovviamente, ma qui lo vediamo in una nuova veste, anche Marty McFly in nuova veste che non si era ancora mai visto, addirittura due nuove vesti, anche se questa mi sembra ci fosse già. Anzi no, questa è nella versione con lo skate vecchio del 45, tanta roba, del 55 scusate, anche lui in versione 85 e poi dell'85 c'è la versione con loro con la tuta antiradiazioni, esattamente, e poi come funziona, addirittura vi costruite qui, ma che bombona, addirittura no, questo qui è perfetto per la macchina perché c'è il gancio, no. Cazzo, lo vorrei costruire adesso, allora voglio solo capire adesso, non mi metto a costruire tutti quanti i set, non vi preoccupate, non perdo ora adesso mezz'ora solamente su questo set qui, però voglio assolutamente vedere come funziona il calendario, perché è un calendario dell'avvento, non è un insieme di set, è semplicemente funziona come tutti i calendari dell'avvento, però ci sono altre cose fornite dentro, sì, e c'è in particolare questo, che è quello su cui stavo strippando prima, che direi è... questo lo devo costruire perché ve lo devo far vedere.
che direi è il passaggio stradale. Adesso tra un attimo scoprirete perché sono così esaltato, ovviamente. È il passaggio stradale, mi manca solamente la strada in mezzo. Praticamente le scene ve le costruite prima e poi i personaggi glieli aggiungete dopo. Eccolo qua. Quindi potete costruire, dovete costruire diverse scene grandi prima e poi dopo aggiungere i personaggi che troverete man mano qua, che è il classico calendario dell'avvento e che non apro ora chiaramente, visto che non è ancora ora, o perlomeno non in questo momento, magari lo sarà quando guardate il video, ma in ogni caso cambia poco. Non ho guardato neanche le istruzioni, sto andando completamente a caso. Perché questo ricorda una scena, vedete qui per terra chiaramente, la giro in questa maniera. Come dicevo, questo spaccato di set si sposa perfettamente con il set della DeLorean. Vedete che c'è Marty già pronto per tornare indietro nel futuro. Manca solo una cosa, cioè il gancio per fare in modo che nel momento in cui raggiungerà le 88 miglia orarie, l'energia elettrica dalla torre dell'orologio passi direttamente dentro la DeLorean e quest'auto torni indietro nel futuro. Allora, accendo le luci. Piazzo il connettore. Pronti? Via! Poi vedo un fragilissimo non capovolgere addirittura da laboratorio comunicazione. L'ho già capovolto, chiaramente. Non solo io, ma anche i corrieri, ma sono proprio senza alcun dubbio. Vediamo cosa c'è dentro. Destiny l'Aurora dal 15 dicembre al 5 gennaio, è un evento di Destiny 2, evento gratis per tutti i giocatori di Destiny 2. Ciao, aspetta che prima voglio vedere cosa c'è dentro. Ma c'è e qui gode la mia ragazza, ma godo anch'io perché c'è sicuramente un panettone artigianale. Ogni anno qualcuno mi manda un panettone artigianale per Natale e noi godiamo molto bene. E allora, no, però voglio chiaramente informarvi di cosa stiamo parlando. Destiny 2 e l'Aurora, dal 15 al 5 gennaio, evento gratis per tutti i giocatori di Destiny 2, per festeggiare l'arrivo dell'evento l'Aurora in Destiny 2 oltre la luce e al contempo augurare a te e alla tua famiglia un felice Natale, abbiamo pensato di farti un dolce invio speciale. L'Aurora è quel momento speciale in cui i guardiani sprizzano felicità, i bricioli di biscotti nel caso del panettone, verso il sistema solare, mentre tengono a bada l'oscurità. Quest'anno Eva Levante torna per diffondere allegria e gioiose notizie tra amici vecchi e nuovi. La luna sarà pure fredda, ma le lanterne decorano la sala della torre, rendono calda e accogliente. Oh, che voglia di Natale, ci sta! È il momento di riunirsi e celebrare le proprie vittorie. La stagione di ringraziamenti si avvicina. Dal 15 dicembre al 5 gennaio c'è questo evento, l'Aurora, gratis per tutti i giocatori. Se giocate a Destiny 2, ricordatevelo. Eccolo qua, ve l'ho appena ricordato io. Voglio vedere così, voglio solo guardarlo, mentre invece stasera me lo mangio, perché ovviamente è tematizzato, ma che bravi Marco, bravi, guarda come si fa, bam, tutta la nuova espansione è ambientata su Io, che è la luna ghiacciata di Giove, per cui chiaramente, guarda qua, adesso non lo voglio tirare fuori, però, perché me lo voglio mangiare con calma poi oggi, c'è il logo di Destiny qui ed è tutto quanto così ghiacciato, ricoperto di neve. Aspetta, apro un attimo, è giusto mostrarlo per bene, che poi mi viene voglia di mangiarlo subito, invece non devo resistere, altrimenti la mia compagna mi uccide. Guarda se non sembra neve vera, guarda che figata, è impossibile aprirlo senza romperlo. Beh, che bomba, tac. Che figata, lo mangerò al più presto e non vedo l'ora di mangiarmelo, e grazie mille al laboratorio di comunicazione, voi ricordatevi chiaramente di Destiny 2 e del suo evento l'Aurora, molto bene, link in descrizione se volete approfondire. Poi andiamo avanti con questi pacchi che sembrano tutti da PR, compreso questo è un pacco direi riciclato da Amazon, vediamo cosa mi mandano. Il Natale, mi piace il Natale, tanti regalini. Pro X Wireless, cos'è?
Ah, ok. Questa arriva da Logitech. Mi hanno detto che mi avrebbero mandato qualcosa. Sto aggiornando un po' qua la postazione PC. L'ho fatto in previsione di Cyberpunk, ma continuerò perché chiaramente non ho finito né la copertura di Cyberpunk né tantomeno la mia copertura di giochi PC ogni tanto quando meritano. Quindi, visto che c'ero, tanto vale testare anche un po' di periferiche, come già ho fatto quando ho iniziato a creare la postazione PC qui in Lega Nerd. 3 anni fa, non mi ricordo neanche più. E alcune cose sono da aggiornare. Ho chiesto a Logitech di mandarmi qualcosa a loro scelta e vediamo cosa mi hanno mandato. Allora, questo Pro Wireless, intanto un mouse wireless. Devo dire che non apprezzo mai tantissimo i mouse wireless, soprattutto per il gaming, però questo è proprio fatto apposta. Si intravede qui, probabilmente voi non lo leggete, o forse sì, comunque si intravede Lightspeed Hero, 16.000 dpi, zero filtering, zero smoothing, zero acceleration, 80 grammi, 50 milioni di click. E quindi insomma super mouse, questo qua senz'altro, che testerò con grande piacere, sicuramente la scrivania è più bella senza il filo del mouse, bisogna vedere se le prestazioni sono effettivamente le stesse. Intanto il fatto che sia un mouse leggero mi piace a matti, io sono per i mouse super leggeri, più leggeri sono meglio sono, mi piace molto anche la forma, tra l'altro è per una volta da ambidestro, non che io sia mancino, però insomma so che i mancini apprezzeranno tantissimo questo mouse, quindi i tasti qui per il pollice ma anche dalla parte opposta, meno in rilievo ma comunque presenti, sinistra o destra, rotella, cliccabile eccetera, qui c'è il tasto di accensione e di connessione, direi bello così nero senza tanti fronzoli. Che altro c'è nella scatola? Play to win, e qui sopra una scatolina, questo è il dongle pro con anche un suo adattatore da micro USB a USB-A, e mentre il mouse è ancora micro USB, perché Logitech non si è ancora passata a USB-C? Va bene, dai, adesso ci accontenteremo, comunque si ricarica via USB-C, è davvero incredibilmente leggero, sembra vuoto, santo Dio, è incredibile. E invece questi sono, cavolo, l'avevo appena detto, i tasti di destra non sono in rilievo come quelli di sinistra, e addirittura vi danno una coppia di tasti rilievo, una coppia di tasti lisci, così potete cambiare voi come preferite. In questo momento sono in rilievo a sinistra dove c'è il pollice e non in rilievo a destra, ma se per esempio siete appunto mancini, potete metterli in rilievo a destra e non in rilievo a sinistra, oppure se preferite non in rilievo da tutte e due le parti o in rilievo da tutte e due le parti. Molto interessante, non avevo mai visto una cosa come questa qua, molto figo. E in più qua dentro c'era un cavo, vediamo un po', c'era un po' di cartaccia sicuro. Sì, cavo USB-A, micro USB, che tra l'altro si adatta perfettamente, si va a incastrare esattamente, anche perché ovviamente diventa non solo lo ricarica, ma diventa con il filo quando volete, quindi questo è sia un mouse con filo che un mouse senza filo, fondamentalmente quando e come vi pare potete staccarlo e trasformarlo wireless, oppure se è scarico o se preferite le prestazioni da wired, insomma collegato al filo, potete collegarlo, e è fatto molto bene perché vedete ha questo finale che serve proprio ad avere una stabilità maggiore nel punto di connessione micro USB. Ripeto che se avessi avuto una connessione USB-C avrei grandemente preferito. Questo è il Pro Wireless di Logitech, vediamo che altro c'è dentro, adesivi, vedo un bel adesivo Logitech G, gaming, e un po' di cartacce, istruzioni, eccetera, eccetera. E poi c'è questa scatola, Keep Playing, Lightspeed Wireless Blue Voice Software DTS Headphone 2.0, cuffie sono, eccole qua, le Pro Wireless, anche le cuffie Pro Wireless, stessa linea, Lightspeed, Logitech G is the choice for of pro gamers and eSport leagues worldwide, tutti quanti i loghi dei diversi team di eSport che usano queste cuffie, una quantità di cuffie in studio che non potete capire, non sono mai stato un esperto di cuffie, però a quanto pare i PR, prima cosa che mi mandano ogni volta sono delle cuffie da gaming, queste mi sembrano interessanti perché sono di fascia direi medio-alta, vediamo un po'.
packaging particolare. Ok, qui ci sono le cuffie. Gustano. Wow, cazzo che qualità. Mi ricordano un po' le Marshall, non so se avete presente, sono wireless, sono USB-C, molto bene Logitech. Allora mi viene da dire che veramente quel mouse di prima, insomma, uscirà una revision, non ci credo che lo manterranno micro USB. Metallo qui sui lati, molto figo. Pelle o comunque, insomma, finta pelle, comunque molto comodo, anche qui molto comodo. Questo tutto quanto in metallo, quindi bello resistente, mi piacciono molto quei cavetti così che passano dentro, mi ricordano appunto, come dicevo, veramente il design delle Marshall, il che è molto positivo. Porta USB-C, tasto credo di accensione, questo credo che sia il volume, il rocker del volume, e qui c'è il mute per il microfono, quindi hanno anche un microfono che direi è integrato, non vedo bastoncini. Vediamo un po' cos'altro c'è nella scatola, molto belle queste cuffie comunque, davvero. C'è chiaramente il trasmettitore USB, c'è qui il sacchetto in cui trasportarle, eccolo qua, infatti mi sembrava strano che non avesse l'archetto per il microfono, quindi questo non è il jack per trasformarle in wired, ma è il jack per attaccare il microfono, vedete? In questa maniera si può anche rimuovere se non lo utilizzate, cosa molto positiva. C'è il cavo che va da USB-C a USB-A, quindi è semplicemente per la ricarica. C'è un po' di cartaccia qua che non ci interessa e direi basta. Forse qualcosa qui? Sì, qualcosa qua. Ah, addirittura! Oh, questa è una finestra importante. Ci sono i padiglioni invece che in pelle in memory foam, direi, o qualcosa di simile. Sì, ci sono questi qui che invece che essere in pelle sono in tessuto. Ne avevo già parlato di questa roba quando ho recensito le Sennheiser, che vendono a parte appunto una roba simile. Secondo me sono più comodi questi qui in tessuto che quelli qui in finta pelle. Sicuramente si sporcano prima e durano meno, però sono più comodi. Ecco qua, così potete vedere entrambi. Questa è la versione, diciamo, in stoffa, l'ho messa al contrario, visto adesso c'è l'L al contrario, vabbè, cambia poco. E questa invece è la versione in simil pelle. Qui va veramente a gusti. Va veramente a gusti, potrebbe piacervi di più una o l'altra, ripeto che mi piace da matti che vi danno entrambe. Testerò sia le cuffie che il mouse nei prossimi giorni, se vi interessa ovviamente fatemelo sapere nei commenti, se l'avete già provato e volete dire la vostra fatemelo sapere nei commenti, ne riparliamo comunque. Grazie intanto a Logitech per avermeli mandati in prova, molto bene. Poi c'è questo che tengo così perché non voglio far vedere l'indirizzo del mittente, non tanto del destinatario, che ormai lo sapete a memoria il mio indirizzo qua di Ravenna, perché arriva da un nostro lettore, da Giovanni. Ciao Giovanni, e adesso vediamo cosa mi ha mandato. Vediamo un po', questo non vuole in alcun modo incentivarvi a spedirmi cose, ragazzi, non mi spedite robe. Non ne ho bisogno, però a volte sono delle belle sorprese, tipo qui già vedo il profilo di una VHS, per cui bellissime sorprese. Oltretutto Giovanni, mi stai per riempire lo studio di stramaledette Dixie, cerco di non farli uscire troppo maledette, e queste le raccolgo per i prossimi 26 anni. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Abbiamo un Batman in ritorno, molto bene. In questi giorni non ho nascosto la mia passione per le VHS sui miei social, in tanti mi hanno scritto se vuoi ho delle vecchie VHS te le spedisco, e quindi arriveranno, ma veramente ragazzi non vi sentite come dire incentivati a spedirmi roba. Cioè, Braveheart doppio è molto figo, mi sa che ce l'ho anche già, ce l'ho tipo doppio questo, ma va bene uguale, fighissimo, grande Giovanni. E poi ce n'è altre due Dixie maledette, altre due, di cui una è questa, è una chiccona, Space Jam, molto bene, molto bene. E last but not least, cos'altro c'è? Il mondo perduto Jurassic Park, tanta roba, qualcosa è sopravvissuto. Quindi 4 VHS da Giovanni, grazie davvero.
per aver pensato a me, finiscono ovviamente nella mia collezione personale di VHS originali. Grazie davvero. Poi c'è una scatola incredibilmente pesante, pure mezza rotta. Qualcuno ha provato ad aprirla, ma non credo ci sia riuscito. Hanno strappato, guarda, non capisco. Grazie, roba è. Ma questo è Mondadori. Giustamente per Natale gli avevo chiesto di mandarmi qualche aggiornamento, qualche ultime cose uscite. Peccato che si siano. Ammazza, come si è rovinato tutto, ma com'è possibile che sia successo sta roba? E allora, ci sono diverse cose di Mamma Mondadori che si stanno rompendo. Sto soffrendo, aiuto, soffro. Oh, fortunatamente c'è solamente un po' stropicciato. Adesso ce lo guardiamo tutto quanto per bene. E urca, che bomba! C'è anche il nuovo di Brandon Sanderson. E poi il peggior dei mondi possibili di Orwell. E poi Nona Grey, la trilogia di Mark Lawrence. E poi, per non farci mancare niente, anche Stephen King, un film di George Romero, Creepshow. Questo è l'adattamento a fumetti, esatto. Epicness, molto 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 bene. Sempre per Oscar Volt, che è la linea che preferisco di tutta Mondadori, comprende Oscar Inc., i draghi, Oscar Fantastica, tutte quante le cose che ci piacciono a noi, tutta quanta la parte, diciamo, legata un po' alla pop culture, per farla semplice. Molto bella questa edizione, guardate che bella che è, fintamente rovinata, fighissimo. Questo costa di listino 18 euro, classico di culto horror degli anni 80. Creepshow è al tempo stesso un appassionato omaggio alla tradizione di fumetti EC Comics e il vero archetipo della serie TV Stranger Things. Molto interessante, 18 euro prezzo di copertina, link in descrizione se vi interessa per questa raccolta Creepshow a fumetti, molto figa. Poi vado avanti con la trilogia di Nona Grey di Mark Lawrence. Ora, un convento in cui si educano le tali assassine, un'orfana dotata di un pericoloso talento, un'epica storia di amicizia, vendetta, ambizione, lealtà e sangue, tanto sangue. Edizione sempre straordinaria di Mondadori, peccato che si sia un po' rovinata durante il viaggio, però questi dettagli qui, il bordo nero, la sovracopertina, la rilegatura, mi fanno veramente impazzire. Rilegato a filo, molto bene, carattere molto piccolo, devo dire, cioè comunque più che altro l'interlinea, se ci fate caso, è un po' ridotta, quindi evidentemente far stare tre libri in questo formato non è stato facile. Comunque interessante, non l'ho letto, per cui non posso esprimermi. Se lo conoscete, magari fatemi sapere nei commenti com'è questo Nona Grey, la trilogia Titan Edition, appunto, quindi una compilation, insomma una nuova edizione di questa serie. Poi George Orwell, il peggiore dei mondi possibili, questa nuova edizione in stile Draghi, quindi niente sopra copertina, però copertina extra rigida, stampata, grafica particolare, eccetera, fogli interni sempre piuttosto leggeri ma comunque ben impaginati, interlinea medio piccola, direi. È una raccolta chiaramente di diversi racconti di Orwell, tra cui il più famoso ovviamente 1984, La fotteria degli animali, ma anche una boccata d'aria, omaggio alla Catalogna e fiorirà La spidistra. Quindi anche questa è una bella raccolta di Orwell, perfetto regalo di Natale se me lo chiedete, direi, perché è un bel libro, costa relativamente poco, 25 euro prezzo di copertina, ovviamente vi ricordo su Amazon sempre prezzi un po' più bassi, link in descrizione se vi interessa. Andiamo avanti, che altro c'è? L'ultimo di Brandon Sanderson, il quarto libro delle cronache della Folgoluce, che è ancora in corso, Il ritmo della guerra si chiama. Bella edizione hardcover, sovracopertina come al solito, ve lo faccio vedere per bene. Spalla in oro e interno della sovracopertina con tutto quanto il mondo della Folgoluce, fighissimo. Guarda qua, che bella edizione. E dentro lo guardiamo al volo, molto buono il carattere. E dentro c'era anche una lettera che non avevo visto. Buone feste da Volt, carissimi, grazie sempre Alfonso, grazie a te Alfonso, molto bene per
per la collaborazione che mi fa sempre molto piacere con Mondadori, che io adoro, come sapete. Quindi insomma, questa è un'altra bellissima nuova edizione di questa serie fantasy di Brandon Sanderson, che è un autore che dire prolifico è poco. Tutto il suo Sandersonverse è incredibile. Quindi se state leggendo la saga della Folgoluce, sappiate che è uscito anche il quarto volume in italiano, che si chiama Il ritmo della guerra, link in descrizione se vi interessa. Prezzo di copertina 32 euro per un librone veramente molto importante, importantissimo, guardate che roba. E poi last but not least, Fritz Leiber, Sword and Sorcery, l'epopea di Farfr and The Grey Mauser, molto bene. Forzoso gigantesco barbaro del nord, il Grey Mauser invece piccolo scaltro ed ex apprendista di un mago e ladro, due inseparabili compagni, sempre in cerca di avventura nel mondo di New One, tra colossali bevute, feste, corteggiamenti, risse, ruberie e gioco d'azzardo. Veramente classicissimo, appunto, Sword and Sorcery. Guardate che bella edizione, bordo viola, mamma mia come mi piacciono questi libri, ragazzi, sono oggetti strepitosi, sempre della linea, diciamo, dello stile Draghi, non so se è proprio la stessa linea, sì, Oscar Draghi, molto bene, che insomma non finisco mai di tesserne le lodi, ve ne ho fatti vedere, non so, 20 o 30 di questi bei libroni, nuovi libroni di Mondadori. All'interno di questa raccolta, ovviamente, dei racconti di Leiber, c'è il mondo di New One, le spade di Lankmar, spade tra i ghiacci e il cavaliere e il fante di spade, a cura di Massimo Scorsone. Molto bene, anche questo qui è, insomma, un super classico del fantasy che vi consiglio inevitabilmente, a parte che questa edizione è veramente strepitosa, e anche questo, direi, regalo di Natale, sicuramente super apprezzato a chiunque apprezzi il fantasy. Poi ci sarebbe dovuto essere l'unboxing di questa scatola, il problema è che ve la mando in fast forward perché ho avuto un problema tecnico al microfono e non è venuto l'audio. In ogni caso, come vedete, parliamo di Mortal Kombat 11 Ultimate della Collector Edition. Non c'era purtroppo tutto quanto, ma c'era la cosa più importante, che è la bellissima, davvero bellissima maschera in scala 1-1 di Sub-Zero. Ne avevamo già fatto un'altra versione di Collector di Mortal Kombat 11 con Scorpion, e adesso arriva quella di Ultimate con Sub-Zero. E vabbè, tanta roba, peccato che non ho anche l'altra, però insomma, super, guarda che dettagli, che figata, tutto in scala 1-1, bellissima.